Ben ritrovati a un nuovo appuntamento con Motore Salute. Come sempre vi ricordo il nostro numero di telefono che trovate in sovrimpressione. Chiamateci dalle 9 della mattina alle 8 della sera e vi aiuteremo a gestire i vostri problemi di salute nella vostra regione. Oppure potete visitarci su www.motoresalute.it, dove troverete, oltre alle puntate che vi siete persi di Motore Salute, anche molte altre informazioni utili. Questa sera parliamo di pidocchi. E mai come in questo periodo in cui i nostri ragazzi ricominciano ad andare a scuola, è un momento opportuno per parlare di questo tema. Ma come vedremo questa sera ci sono tre tipi di pidocchi e uno in particolare può essere pericoloso per la nostra salute, quindi anche qui è meglio preoccuparsene immediatamente. Grazie al dottor Gianluca Nazzaro, buonasera, Buonasera. Buonasera, dermatologo della clinica dermatologica Via Pace. Buonasera a lei. grazie per l'invito. Allora, pediculosi è il termine latino per Sì, definire i i pidocchi. pidocchi. Questo sarebbe sì, il nome scientifico dal nome latino del pidocchio, Pediculus humanus capitis, quello del capo, Pediculus humanus corporis, quello del corpo, e poi non dimentichiamoci che c'è anche l'ophthirius pubis, volgarmente detto la piattola. Nulla di buono portano questi tre pidocchi. Assolutamente no. Caro dottore, nulla di buono. Meglio non prenderseli. Intanto cominciamo così. Come facciamo a non prenderci i pidocchi? Allora, si contraggono questi tre tipi di pidocchi in maniera diversa. Il pidocchio del capo è appannaggio dei bambini, dei ragazzini, dall'asilo alle scuole elementari, alle scuole medie, ma devo dire anche i loro stessi genitori, li possono prendere anche le nonne, anche le babysitter che li acquisiscono. Chiunque abbia Chiunque. contatto ravvicinato. Esatto, è una malattia direi anche democratica, perché non è che colpisce la scuola pubblica, la scuola privata, il catechismo, chi non va a catechismo, colpisce chiunque. Quindi bisogna stare attenti. E sì, il pidocchio del capello si trasmette per contatto diretto, i bambini giocando, quindi specialmente in primavera, in autunno, che si rivedono. E quindi possono giocare a scuola, hanno dei contatti diretti e si trasmettono questo parassita da un capello all'altro. Molto meno frequente direi è la trasmissione mediata da oggetti, pettini, cappelli, però è possibile anche questa. Gli altri due tipi di pidocchio sono il pidocchio del corpo, che devo dire è abbastanza infrequente. Di solito colpisce soggetti abbastanza disagiati, in condizioni sociali ecco, precarie, e vive nelle cuciture dei vestiti. Quindi solitamente è una persona che non si cambia i vestiti. Se uno lava il vestito, l'abito che indossa a 60 gradi, il pidocchio automaticamente Ecco, a questo muore. proposito, c'è una nota storica sul pidocchio del corpo. Sì, il pidocchio del corpo è l'unico delle tre specie di pidocchi che può trasmettere delle malattie. E in un'epoca storica come la Seconda Guerra Mondiale è stato tristemente noto il pidocchio del corpo perché ha trasmesso il tifo petecchiale o tifo esantematico nei campi di concentramento nazisti. Anna Frank, famosa autrice, Del del diario. diario, di Anna Frank, è morta proprio in questa maniera, insieme alla sorella, durante un'epidemia che era scoppiata nel campo di concentramento di Bergen-Belsen. Quindi l'unico pidocchio che può trasmettere delle malattie è il pidocchio del corpo. Quindi è molto raro, È molto ma raro. in realtà forse con alcune fasce della popolazione, ad esempio gli immigrati che vivono in maniera precaria, è possibile che si trasmetta anche oggi. Eh sì, devo dire, gli immigrati senza fissa dimora, persone che hanno condizioni sociali, ecco, precarie. E quindi facciamo un po' di attenzione se ci accorgiamo. Come facciamo ad accorgerci che abbiamo il pidocchio del corpo? Come anche gli altri due pidocchi, il pidocchio del corpo dà prurito. Quindi se c'è un prurito che persiste per giorni, settimane e non riusciamo a capirne la causa, bisogna andare alla ricerca di un parassita. È meglio scoprire anche qua di quale si È tratta. meglio scoprire anche quale, perché in quest'epoca c'è un'altra patologia infettiva dovuta a un parassita che sta tornando un po' alla ribalta, che è la scabbia. Quella è dovuta a un acaro. E quindi è importante fare un accertamento per diagnosticare prontamente queste infestazioni.
Allora, veniamo alla cura e poi raccontiamo la storia del Pidocchio, perché la storia del Pidocchio è un po' la storia dell'uomo, c'è da sempre con noi, è un compagno di viaggio sgradevole, ma comunque un compagno di viaggio per tutta la storia dell'umanità. Come curiamo? Intanto il Pidocchio più diffuso, che è quello dei capelli. Beh, la terapia è abbastanza semplice, è una terapia topica a base di schiume, lozioni, shampoo, quindi prodotti molto semplici da utilizzare. Vanno utilizzati a capello asciutto, vanno tenuti in posa per una decina di minuti, un quarto d'ora, dopodiché devono essere rilasciati. E lì entra in gioco la seconda fase del trattamento, che è quella un po' più schifosa, che è il trattamento meccanico. Bisogna utilizzare un pettinino a denti molto fini, molto stretti, e andare a esaminare ciocca per ciocca, capello per capello, alla ricerca dei pidocchi e alla ricerca delle lendini, che sono, le Le uova. uova del pidocchio. Le uova che hanno un diametro di circa 1 mm sono biancastre, quindi con un occhio attento si Si vedono. vedono, si vedono. Spesso vengono scambiate o confuse con la forfora, no? Con le squame biancastre. La differenza è che la lendine è fortemente ancorata al fusto, al capello, e quindi si fa fatica a tirarlo via, mentre se uno ha la forfora si spazzola i capelli no? e la vede cadere. La lendine viene attaccata dal pidocchio stesso tramite una sostanza collosa gelatinosa alla base del capello, quindi proprio all'attaccatura del capello. Se noi troviamo delle lendini sopra i 2 cm dall'attaccatura del capello, probabilmente sono lendini non più vitali, cioè la ninfa, la larva è già fuori uscita. Che La larva è già fuoriuscita, ma significa che abbiamo i pidocchi da 2 mesi. abbiamo i pidocchi, È vero che la larva è già uscita, ma sarebbe anche meglio non trovarle delle Sì. lendini a 2 cm dall'attaccatura. Allora andiamo a vedere Cinzia Boschero con Motore Salute Europa, tra poco. Benvenuti a Motore Salute Europa. Il tema della patente e della vista e della cecità civile sono al centro di un dibattito europeo. Ce ne parla la dottoressa Antonella Croce. Dottoressa Antonella Croce, oculista di Torino e consigliere del gruppo Goal. Quanto è importante che si sappia a livello italiano ed europeo come la medicina legale, nella pratica ambulatoriale, risolve o comunque gestisce la cecità civile? Allora, si tratta di un argomento fondamentale e Goal ha voluto giustamente dare spazio all'ipovisione in questo congresso perché molto spesso a noi oculisti ambulatoriali si rivolgono i pazienti fragili, coloro che hanno delle minorazioni visive, per chiedere certificazioni da utilizzare poi a fini medico-legali per essere sottoposti ad accertamenti e per godere delle eventuali provvidenze previste dalla legge. Quindi avere sempre presente quali sono i limiti dove scatta la cecità civile è per noi veramente fondamentale. Questa è una problematica molto importante, anche perché a livello italiano ed europeo si è allungata la vita, quindi le persone anziane vogliono capire fino a quanto possono, ad esempio, guidare e qual è la problematica sulle patenti. E ha toccato veramente un punto dolente, perché non sempre ci ricordiamo che l'articolo 13 del decreto legislativo 59 prevede che quando non sono più presenti i requisiti minimi previsti dalla legge per guidare, la nostra patente non ha più validità. Facciamo un esempio: se uno perde la vista in un occhio e poi continua a guidare, non è nel giusto, è la commissione medica che deve rivederlo e dare di nuovo l'autorizzazione. Quali altri casi, ad esempio, è possibile per degli anziani avere delle deroghe per fare dei tragitti brevi? Assolutamente sì, e questo a giudizio insindacabile della commissione medica locale, che può mettere delle limitazioni laddove il soggetto ha sì requisiti minimi un po' scarsi, diciamo non arriva ai requisiti minimi, ma considerato l'ambiente sociale in cui si colloca, considerata la personalità anche del paziente, può per esempio autorizzare mettendo il limite di, non so, divieto alla guida notturna oppure divieto di guida in autostrada. Grazie per averci seguito, alla prossima puntata.
Grazie a Cinzia Boschiere, torniamo ai nostri pidocchi, abbiamo promesso la storia del pidocchio. Beh, la storia del pidocchio è veramente affascinante perché è un'infestazione che c'è da quando esiste l'uomo. Addirittura nelle mummie dell'antico Egitto sono state trovate le lendine, quindi le uova del pidocchio, ma anche l'Homo sapiens, quindi il nostro avo, il nostro antenato, era affetto dai pidocchi. Esistono pidocchi per ogni specie, quindi per gli umani, per gli scimpanzé, e si pensa che il nostro pidocchio, il pidocchio dell'uomo, si sia differenziato proprio, si sia diversificato dal pidocchio della scimmia. Quindi migliaia... Ci siamo evoluti noi e si è evoluto il pidocchio anche... insieme a noi. Esatto. E tra l'altro, nelle famose piaghe d'Egitto, forse la terza piaga era proprio il pidocchio. Poi la storia del pidocchio accompagna praticamente l'uomo durante tutti i secoli e nel secolo dei lumi, nel 1700, no, nell'illuminismo, si diceva praticamente che i poveri avevano i pidocchi e i ricchi non li avevano. Ecco, però i ricchi alla corte dei re di Francia, no, alla corte del Re Sole, andavano in giro con dei parrucconi tutti paludati, profumati. E sotto, nessuno si è mai chiesto cosa c'era, sotto c'erano i capelli rasati perché anche i ricchi avevano i pidocchi, è il discorso che facevo prima, che è una malattia democratica che colpisce i ricchi e i poveri. Quindi uno dei motivi dei parrucconi era perché dovevano tenere i capelli rasati per non soffrire di un terribile prurito. Un terribile prurito, esatto. All'epoca non c'erano cure? All'epoca no, non c'erano cure, c'erano rimedi naturali, delle sostanze un po' grasse, un po' diciamo cosmeticamente poco accettabili che servivano per soffocare il pidocchio. È una cura del pidocchio, ma tira via evidentemente anche il prurito, che è qualcosa di molto fastidioso. Non dimentichiamo che il pidocchio solitamente si annida nella regione nucale, dietro le orecchie, perché è nascosto alla vista, perché è in una situazione un po' di penombra, un po' di buio, ed è lì che poi appunto lascia le uova. Il grattamento periodico e continuo, che è legato un po' alla saliva, del pidocchio, quando il pidocchio punge, no, per succhiare il sangue e lascia questa saliva. Lo ricordiamo che il pidocchio vive del nostro sangue. Il pidocchio è proprio un parassita, senza di noi non vive. Se sta 2 giorni senza parassitare praticamente muore da solo. Muore di fame. Il pidocchio fa alcuni pasti al giorno e si avvicina alla superficie del corpo e con una bocca dotata di uncini praticamente penetra l'epidermide, succhia il nostro sangue e ha fatto il suo pasto. E poi dopo qualche ora ripete il pasto, però immediatamente quando il pidocchio succhia non abbiamo la sensazione di prurito, per cui rilascia una sostanza che ha una doppia funzione: una è un po' anestetica, quindi non ci fa sentire fastidio, prurito, dolore, l'altra invece funzione praticamente è di rendere fluido il sangue. Come le zanzare. Come le zanzare, altrimenti il sangue si coagula e loro non riescono più a succhiare. Dei piccoli vampiri sulla testa. Piccoli vampiri, sì. Comunque parlandone, immediatamente ci prude il cuoio capelluto. Sì. Siamo qua che tratteniamo, ci stiamo trattenendo con forza dal grattarci anche noi. Allora, abbiamo visto che i rimedi sono questi shampoo da utilizzare, sì, non appena ci accorgiamo di avere i pidocchi. Lozioni, schiume, diciamo. Ecco, che... diamo il consiglio di tutto quello che si può fare per combattere i pidocchi se scopriamo che nostro figlio si è preso i pidocchi e se scopriamo che anche noi li abbiamo presi. Importante è la prevenzione, devo dire. Quando una mamma scopre che il figlio ha il pidocchio, dovrebbe dichiararlo, senza vergognarsi, però dichiararlo nelle comunità che il figlio frequenta, la scuola, l'asilo, l'ambito anche sportivo, in modo tale che tutte le altre mamme facciano un controllo dei propri figli, perché sennò se poi è troppo tardi l'infestazione tutta la si propaga, si tutta la famiglia, ma anche tutta la scuola, tutta la classe. E quando uno sa di avere i pidocchi, appunto deve fare il trattamento. È un trattamento molto semplice, abbiamo detto un trattamento topico a capello asciutto, dopodiché si risciacqua e si fa questa pratica del pettinino. Il trattamento va ripetuto però a distanza di 7-8 giorni, perché questi trattamenti hanno un effetto sul pidocchio, ma non tanto sulle uova. E quindi dopo 7-8 giorni le uova si possono schiudere, evidentemente, allora è utile ripetere il trattamento. Allora, andiamo a vedere Motore Salute Regioni con Mirko De Stefani. Vediamo. Buonasera e benvenuti al TG delle Regioni.
Regione Puglia, farmacie importante ausilio nella certificazione vaccinale. La notizia è di socialpharma.it. Durante i lavori della terza commissione del Consiglio regionale pugliese sono stati ascoltati i direttori generali delle 6 ASL regionali per fare il punto sullo stato di applicazione della legge sulla prevenzione vaccinale. I manager delle aziende sanitarie locali hanno constatato che l'accordo tra Regione Puglia e Federpharma per la distribuzione dei certificati vaccinali nelle farmacie del territorio ha fornito un grosso contributo alla tenuta delle macchine sanitarie regionali. Sono 1200, infatti, le farmacie pugliesi che forniscono ai cittadini il certificato delle vaccinazioni necessario per iscrivere a scuola i propri figli. Inoltre, i direttori generali hanno evidenziato che, sebbene l'allargamento delle vaccinazioni obbligatorio nella fascia d'età da 0 a 16 anni e le sanzioni che accompagnano la disposizione abbiano costretto le aziende sanitarie a carichi di lavoro superiori al normale, non sono emersi disservizi o disagi eclatanti, grazie all'impegno della direzione aziendale e degli operatori, ma anche grazie all'importante ausilio delle farmacie del territorio che hanno sgravato le aziende sanitarie di un adempimento oneroso e dato la possibilità agli operatori di dedicarsi a tempo pieno alle vaccinazioni. Occhio alla salute dei bambini, il risultato dell'indagine 2016. Un bambino toscano su 4 è in eccesso di peso, poco più di 3 su 5 fanno una colazione sana, solo 3 su 10 fanno un'attività fisica sufficiente. Sono alcuni dei risultati dell'indagine Occhio alla salute edizione 2016, presentati dall'assessore al diritto alla salute Stefania Saccardi assieme a Giacomo Lazzari del Dipartimento di Medicina Molecolare e dello Sviluppo dell'Università di Siena. Occhio alla salute è un'iniziativa nata dalla collaborazione tra scuola e sanità con lo scopo di raccogliere informazioni su situazioni nutrizionali, alimentazione e attività fisica dei bambini nelle scuole primarie, al fine di promuovere comportamenti salutari. Il sistema è stato promosso nel 2008 nell'ambito del programma nazionale Guardare in Salute. Dal Ministero della Salute in raccordo con il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca. Per la Toscana fa riferimento al programma Guadagnare Salute in Toscana, rendere facili le scelte salutari, in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale della Toscana. Grazie per l'attenzione e per questa sera è tutto. Passo la linea allo studio. Grazie a Mirko. Allora, non ci resta che parlare delle piattole. Ecco, delle piattole ancora non abbiamo parlato, è la terza specie del pidocchio. Si chiamano piattole perché sono appiattite, diversamente dal pidocchio, del corpo e del capello, che invece sono più allungati, le piattole sono appiattite, ma sono molto simili agli altri due cugini, no? Agli altri pidocchi. Hanno 3 paia di zampe, camminano appunto sul corpo aggrappandosi ai peli come se fossero delle liane, e si chiama pidocchio del pube perché si localizza nella regione genitale, nelle pieghe inguinali, ma non solo. La piattola può risalire anche lungo l'addome, arrivare al petto, arrivare alle ascelle e in alcuni casi anche alle ciglia e alle sopracciglia. Anche questo non è bellissimo. Non è bellissimo. Come contraiamo questa piattola? Allora, solitamente le piattole si contraggono a seguito di un rapporto di vicinanza, un rapporto sessuale con una persona che ne è affetta. E è molto minore il rischio di contrarre le piattole invece in maniera indiretta. Quindi se uno dorme nelle lenzuola dove ha dormito una persona con le piattole. È ovvio che il soggetto, no, quando viene poi dal medico dice ma io mi gratto da mesi, non riesco a capire come mai, gli si fa la diagnosi, gli si mostrano le piattole, dice come le ho prese, non c'è mai una volta che dica che effettivamente le ha prese perché ha avuto un contatto magari non a rischio. E allora uno può dire ma le ho prese magari nei bagni pubblici, le ho prese sull'autobus, però ad oggi devo dire, è molto difficile contrarre le piattole in queste circostanze della quotidianità. Come si curano? Le piattole vengono curate nello stesso meccanismo con cui vengono curati gli altri pidocchi, quindi sono dei prodotti topici, dei gel, delle schiume che si tengono una decina, una quindicina di minuti e dopodiché bisogna lavare la zona trattata.
è utile per così dare un aiuto in più, ecco, al trattamento, magari una depilazione. Non è necessaria, però è utile perché il pidocchio, sia piattola che pidocchio, si attacca appunto ai peli, quindi se uno ha meno peli aiuta praticamente lo svolgimento della cura. Diciamo che è un po' più sgradevole se dobbiamo rasarci i capelli, perché esatto. Sui capelli nessuno di noi ha voglia di rasarseli, ma invece sul resto dei peli del corpo, perché no? Perché no, sì, no, è da consigliare effettivamente perché facilita il processo di cura. Quindi diciamo che avere meno peli o depilarsi aiuta a non avere le piattole. Sì, in realtà sì, noi nell'ospedale dove lavoro abbiamo un centro che segue le malattie della sfera genitale e ci stiamo accorgendo come la pratica della depilazione sia molto diffusa in questi ultimi anni, sia negli uomini sia nelle donne. Effettivamente noi stiamo vedendo una netta riduzione dei casi di piattole proprio legate al meccanismo della depilazione. Se uno non ha peli non può contrarre il pidocchio. Beh, insomma, qualche volta la moda ci aiuta. Qualche volta la moda ci aiuta, esatto. Allora, le mamme sono spesso preoccupate che i loro figli vadano a scuola con bambini magari immigrati da poco e che questo aiuti la diffusione dei pidocchi. Corrisponde a verità? No, in realtà no. Ecco, dobbiamo lanciare questo messaggio. Non è vero che gli immigrati portano i pidocchi, anche perché se si tratta di immigrati proprio di colore, quindi dell'Africa subsahariana, loro presentano dei capelli che sono strutturalmente diversi rispetto ai capelli dei bianchi, i nostri capelli, e il pidocchio nel corso dei secoli si è, diciamo, ancestralmente adattato a vivere sui nostri capelli e non su quelli degli africani, delle persone di colore. Sono capelli più spessi che si arricciano praticamente già in corrispondenza dell'osteo follicolare. Inoltre, da non dimenticare che la produzione di sebo in un soggetto di pelle scura è maggiore rispetto a un bianco. Quindi questi tre fattori messi assieme fanno sì che sia molto rara l'infestazione da pidocchi nei soggetti di pelle scura. Quindi diciamo che gli immigrati in questo caso non hanno colpe. In questo caso no, non hanno colpe. non hanno colpe. Allora, siamo quasi in conclusione. Che cosa consigliamo per intanto prevenire e poi per curare? Magari i rimedi della nonna, come avevamo detto per l'acne, ci sono anche per i pidocchi? Sì, anche in questo caso ci sono i rimedi della nonna. Utilizzare magari l'aceto, ad esempio. Tuttavia, tutti i vari rimedi della nonna sono sostanze che irritano il cuoio capelluto e a volte non sono neanche necessarie. Il messaggio deve essere trattare il pidocchio se uno ce l'ha. Se uno non ha niente, è inutile fare dei trattamenti che non portano a nulla. Allora, importante è la prevenzione. Se uno ha i pidocchi non deve aver paura di dichiararlo perché è una malattia democratica. Quindi lo dice a scuola, automaticamente tutti gli altri genitori controllano i propri figli e se uno ha l'infestazione allora si fa la cura, che è una cura semplicissima. Vi ricordo che il prodotto va messo a capello asciutto, non a capello bagnato. Ecco, il prodotto va acquistato direttamente in farmacia o dobbiamo andare dal medico? Allora, è un prodotto che necessita di prescrizione, ma anche il medico di base può prescriverlo o anche il pediatra di famiglia. Tanto è vero che spesso i pidocchi vengono diagnosticati nei bambini dal pediatra. Io invece che faccio il dermatologo mi capita di fare diagnosi di pediculosi nei genitori, nelle nonne, nelle maestre d'asilo, appunto, che non sanno di avere i pidocchi e si grattano per mesi. Quindi sì, ci vuole una richiesta, si va in farmacia, si acquista questo prodotto, non va diluito in acqua, quindi non va trattato come se fosse uno shampoo, perché altrimenti l'acqua diluisce il prodotto e allora diventa meno efficace. Quindi diciamo seguire la posologia. Seguire la posologia. Ecco, per non sbagliare, leggete quello che c'è scritto sul foglietto illustrativo. Anche se si chiama bugiardino, ma seguitelo. Esatto, perché non dice le bugie. Allora, grazie per essere stato con noi. Grazie ai telespettatori. Appuntamento a domani sera con Motore Salute. Buona serata a tutti.